carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Lei si chiama Katie Young ed ha una particolarità fisica che non tutti possediamo, ovvero la pancia, i fianchi o più comunemente chiamata vita più stretta del mondo. Forse ha mangiato il limone e gli si è chiuso lo stomaco. Oggi andremo a conoscerla e sapremo come vive la sua vita in ogni minimo particolare. Iscriviti, like, seguimi su Instagram e iniziamo subito. Buona visione! Sono Katie Young e mi trovate nel Guinness dei primati perché detengo il record come donna con la vita più sottile al mondo. Modo, quanto è stretta la pancia! A questa basta un anello per fare l'hula hoop. Ed è pure largo. Bob Young! Sì? Mi allacci il corsetto? Corsetto? Subito! Nick! Dimmi! Guarda che ha detto corsetto, non corsetta! Okay. Katie è stata l'amore della mia vita e lo è ancora oggi. Siamo sposati da 55 anni, un'intera esistenza. Mi piace guardare e toccare la sua vita sottile. È diventata sempre più attraente. Per un periodo abbiamo indossato entrambi il corsetto. Però poi hai smesso perché hai visto che non riuscivi a bere tanta birra e di conseguenza ti sei strappato pure i capelli. L'idea mi venne perché avevo dei problemi alla schiena. Bob è completamente rapito dalla mia vita sottile. Bob e io ci siamo conosciuti durante il periodo dell'università. E al contrario di molti nostri amici, oggi siamo ancora insieme. Mai dire mai però, eh? Immaginate se questa coppia si lasciasse. È finita tra noi due, basta! Ne ho la pancia piena! Beh, con la pancia che ti ritrovi non è che sia stato così difficile. Quel giorno mi sentivo una vera regina con il corsetto. Era di un'incredibile eleganza, rimasi senza parole. A proposito di regina, sbaglio o questa signora assomiglia alla regina Elisabetta? Caspita, sono uguali! E andrebbe anche d'accordo col marito perché hanno entrambi la corona. Sono entrambe corone, ma di diverse categorie. Il corsetto la rendeva ancora più attraente del solito. Avevo gli occhi di tutti puntati addosso. E ne eri lusingata. Certo. Addirittura! E quanti like facevi su Instagram? Sicuramente faceva cagare. Dottore, mi aiuti, ho la diarrea, cosa posso fare? Ha provato col limone? Sì, ma appena lo tolgo ricomincia. Ho dovuto imparare a muovermi in maniera diversa dal normale. Il busto è bloccato. Devo fare leva sulle anche per piegarmi o per sedermi. Mo, hai visto? Per muoversi deve muovere le anche. E le gambe? Anche. Sì, ho capito. E le gambe? Anche. È un'operazione complessa salire in auto e bisogna guidare cercando di mantenere il corpo immobile. Immobile? Alla Lazio gioca. L'importante è tenere la schiena ben dritta e assumere costantemente la giusta postura. Comunque, seriamente parlando, il suo corpo è davvero strano. Sembra come se sia avvitata e il marito, prima di andare a dormire, la svita e la mette nel ripostiglio. Quindi è una svitata. Oh, una volta che non faccio io la battuta stupida, mo me la devi fare tu. E basta. Secondo me la ragazza sta pensando: ma è già magra, che vieni a fare in palestra? A sto punto vai dal fast food così ingrassi. Oh, santo cielo. Scusi se la disturbo, ma come fa ad essere così magra? Sto cercando di raggiungere la giusta velocità. Mi scusi. Solo un momento. Sto cercando di raggiungere la giusta velocità. In realtà voleva dire: mio nonno mangiava le noccioline e ha vissuto fino a 100 anni. Wow, perché mangiava le noccioline? No, perché si faceva gli affari suoi. Oh! Non mi prenda per pazza, ma posso toccare la sua vita? Non le dispiace? Prego. È incredibile, pazzesco. Wow, riesco a circondarla con le mani, è assurdo. Quasi. Non posso crederci. Pure io riesco a toccarmi le mani mettendole intorno alla pancia. Scherzo, non ci riuscivo nemmeno quando avevo 3 anni. Like se non ci riesci. Ero scioccata. Aveva la vita più sottile che avessi mai visto. È stato un vero piacere conoscerti. Grazie, Katie. Grazie, cara. Mi piace distinguermi dagli altri. Non conosco nessuno che non apprezzi il mio giro vita. Io, anch'io, pure io. Io, vagabondo che sono io.
Anche ai tempi della regina Vittoria ci si domandava cosa potesse accadere all'interno dello scheletro umano quando si indossava un corsetto. Ma infatti, praticamente il suo intestino è diventato stretto come i mezzi pubblici di mattina. Mamma mia, come si sta stretti qua! E che cosa è, una scatola di tonno? Ehi, fermi tutti, questa è una rapina! Madò, che spavento! Pensavo che fosse il controllore! No, tranquillo, non sono così cattivo! L'unica attenzione che bisogna avere è mangiare con moderazione. Come succede quando una donna è incinta, gli organi si spostano leggermente. Gli organi e i violini? Scusate. A volte mi capita di avere delle zone piagate a causa delle stecche che sono cucite all'interno del corsetto. Contrariamente a quanto si pensa, il corsetto non provoca dolore. Meglio così, dai. Perché il marito ride? Perché se divorziano lui non deve pagarle gli alimenti. Tanto mangia poco. È molto complicato per me fare acquisti perché non ho la pazienza di cercare abiti che possano adattarsi alla mia corporatura. Questa è una small. Che taglia indossa di solito? Che taglia? Penso la carta. Buon anniversario. Te ne sei ricordato? Quanti anni sono ormai? 55. Che Dio ci aiuti. 55 anni di matrimonio. Festeggiamo! Una mano alla cintura. Una mano alla cintura. Cintura, no. Che figura di marmellata. Mi chiamo Katie Young e mi trovate sul Guinness dei primati perché ho battuto il record come donna con la vita più sottile al mondo. E perché hai un CD in mano? Perché se lo spezzi lo DVD. Poi sono io quello che fa le battute brutte, eh? Non ci crederete, ma io e Bob siamo sposati da 55 anni. No, vabbè, ma davvero? Non lo sapevo. Peccato che l'hai detto 10 secondi fa. Basta, al sugo. Ho deciso di preparare una sorpresa per Bob e ho indossato uno dei miei abiti più belli. Sei contenta di metterlo? Certamente. Invece di avere il merletto come tutti gli altri corsetti, questo ha la fettuccia. Buonissime le fettuccine. Al sugo o alla bolognese? Vado via di nuovo. Katie, cosa penserà Bob vedendoti con questo abito? Ah, spero che sia felice di vedermi con questo costume meraviglioso. Bellissimo costume, davvero! E Bob che costume si mette? E che significa Batman? Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco, no, se papà. Voi, se lei... Benvenuti, come state? Bene, grazie. Ciao! Ciao! Come va? Che bello vedervi! Temevamo non arrivaste più! E sì, ha fatto ritardo perché aveva mal di stomaco! Non mi passa il mal di stomaco! Non riuscivo a crederci! A giudicare dalle loro facce, i signori gli è già passata la fame! Siamo alla frutta! Ehi, già la frutta! Almeno gli antipasti, falli mangiare! Siete rimasti sorpresi, vero? Sì, direi proprio di sì! Posso toccarti? Non potrei mai resistere con un corsetto simile addosso. Ma infatti, io già se stringo questa di un buco non respiro più. Figuriamoci col corsetto. Salve, mi chiamo Amy. Come sta? Io sto bene. Posso scattare una foto insieme a lei? Ma certo. Ciao Amy, per caso hai mal di testa? Perché? Emicrania. E se fosse stato rapper Amy Schilla? Sì, ma basta con queste battute e mi hai rotto le scatole. Che cosa gradite per cena? Noi vorremmo dividere l'aragosta. Quando Bob e Katie hanno ordinato un piatto in due siamo rimasti un po' sorpresi. Non potrei passare la vita a dieta. Le opzioni sono due: o un'aragosta è troppa per entrambi, oppure ne hanno presa una per risparmiare dato che i soldi li hanno spesi tutti in corsetti. E direi che la seconda opzione sia la più probabile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto e adesso andiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram. Saluto Sara Mammarella 39, Giambra 622, Leo Giusti 06, Dial Marcuzzo e Giovanni Silaco 06. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale attivando la campanellina e lascia un bel like per supportarmi. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.